Continua la nostra lunga giornata con Super J, siamo sempre in diretta sul nostro canale 16 del Digitale Terrestre Abruzzo e Molise, ovviamente siamo in diretta anche sulla pagina Facebook e in streaming su www.superj.it. Continua con A Colazione, siamo a Roseto degli Abruzzi come ogni mercoledì mattina. Il buongiorno vi arriva da parte mia, vi arriva da Fabio Fedeli dietro le telecamere e dalla regia coordinata di Teramo con Gianluca Iezzoni. Io do vicino a me il buongiorno, il ben ritrovato soprattutto a Umberto Bracili. Buongiorno a tutti, buongiorno a te e soprattutto buona vita a tutti, perché è assolutamente una giornata dura 24 ore. È vero, ovviamente giornalista, non lo di certo presento io oggi, collega per una vita Umberto Bracili, ed oggi appunto si impegna per questa associazione dedicata al padre, l'associazione Gigino Bracili, che tra un po' ovviamente sveleremo e ne parleremo. Associazione nata veramente da poco, da molto poco, ma già attiva sul territorio. Dinanzi a noi il quotidiano Il Centro, per parlare un po' delle vicende di questi ultimi giorni. Purtroppo ieri sera l'ultimo fatto di cronaca che è avvenuto a Tortoreto, sul lungomare Sirena, sono state investite purtroppo due signore, una non ce l'ha fatta, purtroppo dobbiamo per forza dirlo, al vaglio appunto sono le indagini delle forze dell'ordine, si pensa, ecco, a un'alta velocità appunto di questa autovettura. Sì, questo è il solito problema, il problema sempre più grande che incontriamo tutti quanti noi quando ormai ci spostiamo con la macchina. C'è tanta gente che francamente pensa di sfidare la vita, di sfidare soprattutto il mondo, di sfidare l'etica, perché qui a questo punto voglio mettere una parola molto grande, che è quella proprio dell'etica, del riflettere cosa può significare andare in maniera veloce, cosa può significare, ecco, noi abbiamo l'esempio di Flavia quest'estate, qui a tema attuale tra l'altro. E lì tu ti rendi conto che purtroppo questo mondo va sempre verso l'individualismo, la sfida, cioè la normalità ormai non interessa più nessuno, e questa è la cosa che purtroppo porta a tutto questo. Ho fatto più un discorso filosofico, un discorso tecnico, ma è questa la verità. E poi c'entra come, anche perché è notizia di alcuni di un mesetto fa che è stata introdotta la zona 30 sul lungomare di tutte le sette sorelle della costa teramana. Ci sono state anche lì polemiche, però al momento Però ti posso dire una cosa, noi quest'estate due coppie siamo andati in Austria. Istruzioni per andare in Austria, hanno detto fai quello che vuoi, però se sono 60 km all'ora vai a 60, perché a 61 ti beccano. Allora a questo punto che succede? Abbiamo la democrazia e ce la dobbiamo salvare, però è vero pure che mettere tanti autovelox, tanto le amministrazioni si fregano le mani, 900.000 euro per le entrate, 900.000 euro per quel il semaforo, giù a Roma. Famoso diretto. E magari si sta un po' più tranquilli. Poi, se vogliamo fare le due cose fatte bene, mettiamo il T-RED, ma non creiamo le file che si creano per esempio qui a Roseto, dove tu per passare l'ultima parte di Roseto, dal palazzetto fino a Rolli, ci metti un quarto d'ora. Una vita, ecco, una cosiddetta vita. Mi fermo in una pagina importante di quest'oggi, perché si parla, Umberto, di eccellenze dell'Abruzzo, che hai fatto nella tua vita da giornalista all'interno della RAI abruzzese, il TG3 abruzzese, è fatto per una vita, hai scoperto, ecco, queste dinamiche. Qui si parla ovviamente di due universitari tra 10 cervelli d'Italia, anche qui per parlare delle eccellenze che abbiamo nel nostro territorio. Sì, ma questa è una notizia frustrante, perché poi dove andranno a finire questi due universitari delle nostre parti? Dovranno decidere fuori cosa farà. Io ho una figlia che fa ricerca, è ingegnere biomedico, ha ormai 30 anni e è ancora cococò, ed è una persona che ha scelto per ora di rimanere in Italia. Ma quanto regge un giovane che poi non si può sposare, non può avere figli? Ecco che da una notizia tu trai tutte le notizie del momento, no? Perché manca questo coraggio, che non è coraggio di fare figli, di fare tutto questo, perché non c'è sicurezza. Io infatti mi sono sposato a 33 anni, perché come tu sai
questo nostro mestiere è un mestiere difficile. Per arrivarci io ho fatto 9 anni il precario del RAI e quando nemmeno ero stato assunto, alla fine ho detto a mia moglie, ma se no rischiamo di fare la corsa con le carrozzine, sposiamoci, ma a 33 anni. E allora oggi i giovani non a 40 anni non hanno ancora uno stipendio dignitoso, adeguato. Ai canoni di vita di oggi, che sono, infatti ieri non a caso in una TV nazionale si parlava anche della situazione degli affitti, come siano cambiati, anche come un universitario tra virgolette non possa permettersi i prezzi. No, i prezzi ti posso dire la mia esperienza con Eleonora, Milano, Caserta, adesso Roma, è dura. Ovviamente è molto dura. Prima di entrare nel dettaglio un po' per quanto riguarda ovviamente il ruolo che ha Umberto oggi dopo la nascita di questa associazione dedicata al compianto Gigino Bracili, due notizie per quanto riguarda ovviamente, siamo a Roseto degli Abruzzi, Umberto abita anche a Rosetano Verace, a Roseto degli Abruzzi, si parla di questa situazione relativa a un nuovo hotel a Roseto, Umberto, in questa nuova lottizzazione che ci sarà a Roseto Nord, nell'ampia area di Viale Makarska, al momento quello che manca a Roseto sono proprio gli hotel. Sì, sì, ma sono gli hotel perché è stata una scelta questa, ogni cosa che diciamo non lo diciamo all'ultima giunta, ma lo diciamo proprio come in Italia lo diciamo da 20 anni a questa parte. Qui si è scelto di togliere gli hotel, di mettere i residence, e questo che cosa significa? Che Roseto, e tu non so, ma o appartamenti privati. Ma tu la conosci benissimo la fotografia di Vittorio De Sica sul bagnasciuga di Roseto con rosetani attorno, e parliamo del 1939. Ecco, De Sica veniva qui a villeggiare perché c'era un certo tono, non era solo De Sica, venivano tutti i migliori. Ovviamente favorendo i residence, le case private ci sono sempre state, sì, sì. Ma se tu declassi un hotel a residence sicuramente inviti qui una fascia di PIL più bassa di quello che Roseto merita, perché Roseto ha ancora campa di pubblicità dagli anni 60. Sì, qua si parla ovviamente dell'area di Viale Makarska, grande area, è un peccato vederla, ecco, non utilizzabile. Esatto, io per esempio a Nicola Crisci, quando abbiamo avuto un'esperienza insieme, cioè io ho portato qua il premio cronista dell'anno e poi siamo andati da Mattarella, perché questo è un premio importante che si fa ogni anno, lo fa proprio l'Unione Cronisti d'Italia, e mentre andavamo a Roma dissi, ma perché non dai a un euro la parte sud di Roseto, che è tutta comunale, demaniale, la regali all'imprenditore che ci vuole costruire un hotel da 5 stelle, rimettendo a posto il porticciolo e usufruendo delle piscine d'inverno, tu risolvi tanti problemi e lasci, regali la terra, perché qua così si deve ripartire. Assolutamente, intanto arriva tra poco la stagione balneare, vedremo anche, speriamo siano tanti tanti turisti come negli ultimi anni, ma non solo a Roseto, in tutta la costa teramana. Entriamo ovviamente nel dettaglio di quello che sta facendo Umberto Bracili dopo una carriera, ricordiamo, da cronista, da giornalista all'interno del TG Rai Abruzzo, associazione Gigino Bracili dedicata al padre, al compianto Gigino Bracili, ricordiamo, scomparso circa 9 anni fa, associazione nata da poco, però già attiva, sì, sul territorio. Quanti incontri sono stati fatti? Dunque, l'associazione è nata praticamente nei primi di dicembre, è partita con la prima con il primo pomeriggio il 15 dicembre, poi ne abbiamo fatti altri due, uno sui Celomi, Pittore della Luce, e uno su Italo il Governatore, che è un'altra nostra grande fortuna, perché io dico sempre, oltre a Paolo Bruni è una grande fortuna, io dico sempre che Roseto ha avuto la possibilità di raccontarsi grazie a due reporter nati quando la televisione, quell'occhio maledetto, non c'era. Che era appunto i Celommi, e papà, io mi ricordo, parlava dell'anno della sua nascita, 1929, e lo ricordava come l'anno
del crollo di Wall Street che mise in ginocchio il mondo, ma anche l'anno quando ci fu un rivolgito, così si chiamava noi, il mare grosso di colpo che uccise 11 marinai. Beh, Pasquale Cerommi ha un quadro che riassume tutto questo, quindi è il cronista di fine 800, che raccontava appunto il 1900. E dopo è arrivato l'Italo del Governatore con le sue foto meravigliose, e poi è arrivato Paolo Bruni. E quindi noi abbiamo addirittura Paolo Bruni, io sto catalogando 80 ore di filmati, cioè, un archivio per farci un documentario importante, tutto solo con la sua con le sue immagini. E ti dico che noi abbiamo avuto questa fortuna, perché dal 1957 noi abbiamo avuto, quando si girava ancora in cassette, ricordiamo, no vedi che tu sei giovane, prima si girava con la cinepresa, poi cassette, ora digitale, 3 metri di cinepresa ancora dietro, costava l'equivalente, lo devo dire al tecnico dietro la telecamera, costava l'equivalente di 25 euro 3 minuti di telecamera, e tu là non potevi sbagliare perché la cinepresa veniva solo tagliata, non poteva essere cancellata e rimessa a posto come oggi facciamo noi quando digitale ora, e tu se sbagli, mannaggia, ho detto io andato, ho sbagliato, che lo rifacciamo, e la gente è convinta che tu non avrei mai detto io andato. Umberto, ovviamente incontri a cui hanno partecipato tante persone sin dall'inizio. Guarda, gli incontri sono andati benissimo, nel senso che l'Hotel Bella Vista, che ha messo a disposizione gratuitamente la sala grande, siamo arrivati sempre a 250 persone che si sono appassionate. Poi io ho cercato di fare un format dove non si parla per esempio solo di Italo del Governatore, io ho messo vicino anche per esempio con Italo, ho messo la marineria, e grazie ai filmati di Paolo Bruni ho fatto un talk show dove in 1:10, perché poi la soglia di attenzione scende, in 1:10 ho toccato tanti argomenti. Ti faccio l'esempio, sono partito da le lancette, sono partito dal fatto che prima ogni famiglia aveva una vela dove tu, guardandola in mezzo al mare, dicevi quella è quella famiglia là, la famiglia Braccini. Poi siamo passati al fatto del mare, che non rendeva solo qui ma anche fuori. Noi abbiamo avuto i famosi emigranti a tempo, che erano quelli marinai che andavano con la gene pesca, che restavano fuori 6-7 mesi. Ti voglio dire una cosa fondamentale, tutto questo non ho il merito io, ma ha il merito un fuoriclasse che si chiama Mario Giunco, che assolutamente è come il classico bomber che a 39 anni vuole giocare ancora, gioca, fa tanti gol, e meno male che la squadra dell'associazione di Gino Braccini lo ha ingaggiato, perché per esempio io se fossi stato sindaco da qui, ti ripeto, a dietro, avrei sicuramente chiesto una consulenza a Mario, che è una persona che ha vissuto di cultura e che sa di cultura. È la cultura. Rimanendo in tema di Mario Giunco, il collega Rino Orsatti prima di Natale, non a caso lo fece una bellissima intervista con Mario. Ma ci sta, tu che dici? O si alza tardi? Lo volevo salutare. Rino si alza. È uno dei colleghi. Sia Rino che Mario penso si alzano presto. È uno dei colleghi, Rino, che stimo di più. Assolutamente, e fece una bellissima intervista proprio con Mario Giunco dentro la biblioteca comunale. Dove ci piove? Diciamolo anche agli amministratori, dove ci piove. Spiegando un po' che cos'era, sia che è stata la biblioteca, sì, di Roseto, che è stata la villa comunale nel passato, e non a caso infatti tante persone hanno detto ci siamo seduti, abbiamo ascoltato Mario Giunco, speravamo che l'intervista durasse ancora più del dovuto. Noi abbiamo un appuntamento fisso con una pasta e fagioli almeno una volta ogni 10 giorni, dove lui mi racconta. E c'è da dire una cosa a proposito di villa comunale, qui abbiamo perso il luogo storico della cultura rosetana. Abbiamo mandato in onda nel secondo incontro su Gigino Braccini l'intervista proprio di papà a Gigino Cerommi, dove si parlava fine anni 80
del fatto che bisognava potenziare la civica raccolta d'arte e renderla pinacoteca. Tutto questo, diceva mio padre, naturalmente intestato a Pasquale. Come ha fatto Giulianò. Sì, ma noi non abbiamo più la villa comunale. La villa comunale, per un errore, e ripeto, non è solo di chi è adesso al governo, per un errore politico, adesso è diventato COC, che è il centro di emergenza. Sì, per il centro dell'emergenza. E quindi noi abbiamo perso quella bella sala dove si poteva allestire un'ottima pinacoteca e anche fare degli incontri. E dove c'era un archivio che sfido altre città del territorio ad avere un archivio. A proposito di questo, quando è morto mio padre, tu hai detto, mio padre è morto nel 2014, ho fatto, io e mia sorella abbiamo studiato un po' tutti i libri che aveva papà, e 3.000 libri sull'Abruzzo io li volevo prima donare alla biblioteca provinciale, poi ho detto no, perché li voglio donare alla biblioteca di Roseto, che può diventare un centro regionale di abruzzesistica. Dove stanno i libri di mio padre dopo 9 anni dalla morte? Pare che stiano all'autoporto. Facciamo questo appello quindi all'amministrazione. Ma non c'è solo quello, c'è Arnaldo Zucco. L'archivio al momento è messo, possiamo dire tra virgolette, messo all'autoporto in attesa. I libri tu sai che soffrono, per chi ogni tanto ci parla con un libro sa che soffrono dell'umidità e tutto questo. Ma non c'è solo mio padre. C'è Arnaldo Giunco, c'è il capitano di Lavio, e quella è una cosa enorme, c'è tutta la donazione di Mazzarella, cioè noi siamo ricchi. Anche qualcosa di Celommi, se non ricordo. Di Celommi invece, ritornando ai Celommi, il ciabattino tu sai che sta dentro un cavò, da 7 anni chiuso, insieme a altri 8 quadri che potrebbero essere, diciamo così, un'attrazione per i turisti. Ho letto domenica un bellissimo articolo sulla domenica del Sole 24 Ore, dove uno ogni mattina, questo a New York, si fa 4 km a piedi per vedere la sezione di un museo dove ci sono dentro quadri che illustrano Roma nell'era rinascimentale. Lui si è fatto l'abbonamento e si mette là. Tu immagina a livello di comunicazione dire vieni a Roseto e fermati un attimo davanti al ciabattino, davanti alla vedetta sapere che sono poco poco conosciuti al di fuori dei nostri confini. Non è vero, perché al di fuori dei nostri confini sono talmente conosciuti che mia sorella, che vive a Bolzano, si fermò alla Tod's per comprare le scarpe a minor prezzo nella cosa, e c'era un contenitore di scarpe dove sopra c'era il ciabattino al quale gli avevano messo un basco, e infatti poi Mario Giunco proprio fece diciamo la diffida. Ciabattino ma poi come fai a pubblicizzare qualcosa che non puoi vedere? Anche questo è vero. È come se io ti dicessi che ho 4 lingotti d'oro a casa ma non te li faccio vedere, quindi è come se non ce li ho. Anche questo è vero. Umberto, ovviamente rimanendo in tema cultura, ci sono state un bel po' di polemiche qua a Roseto, nel senso che alcuni appassionati appunto del tema culturale dicevano negli ultimi 10, quindi 20 anni si parla poco di cultura a Roseto, non c'è uno spazio culturale, dopo ovviamente la chiusura anche del cinema Odeon, non c'è una sala adatta per fare la cosiddetta cultura. Ma tu consideri prima della Villa Comunale. A settembre scorso si è fatta forse la 20ª edizione, adesso forse questo del premio di saggistica. No, di premio di saggistica, fatta all'aperto in mezzo. Sì, si fece in piazza un'altra cosa. Cioè quello è un punto importante, il presidente di questo premio di saggistica è Renato Minore, che in questo momento forse è il top della cultura a livello nazionale. Cioè non c'è più questo modo di attrarre. Non parliamo, tu ti occupi di basket, non parliamo di basket, il torneo Rio delle Rose era conosciutissimo, vabbè.
tanti problemi, tante cose. Però, ovviamente, come la Villa Comunale sono anche problemi per quanto riguarda l'Arena. Esatto, 4 quindi la cultura è purtroppo anche Roseto Opera prima. Assolutamente. Quando c'era Valeri c'era anche Mario Giunco, ecco. Affidiamolo a Mario Giunco, una cosa del genere. Era un'altra cosa. Adesso è diventata, cioè arrivava la Valeri che devi pure, come si chiama, Valeria Marini, che devi pure pagare per la comparsata. Prima era un'altra cosa, qua sono venuti registi che poi sono diventati famosissimi. Uno su tutti, ospite. Esatto. Qua il compianto, appunto, ha fatto bene a ricordare Umberto Breccia, il compianto Tonino Valeri. Tonino Valeri che mi diceva appunto, Mario, in uno di queste paste e fagioli che ci facciamo, non facciamo pubblicità dove, mi diceva Mario che Tonino tutto l'inverno si vedeva i film, i primi film, poi lui era stato un grande regista e tutto quanto, aveva questa possibilità di vedersi e sceglieva lì. Adesso invece il pacchetto chiave in mano diventa una cosa come tutte le altre cose che succedono in Italia, no? È andato un po' via forse la situazione relativa al vedere, sì, il bel film. Sì, sì. Posso dire una cosa? Assolutamente. L'associazione ci ha permesso di aprire anche un sito che si chiama www.associazionegigiropiocini.it. Va avanti da 4 mesi, 14.000 pagine lette. E quindi contatto. E ogni domenica noi mandiamo, noi in abbonamento gratuito a chi lo vuole, noi mandiamo il WhatsApp e diciamo una volta alla settimana. Se lo so bene, lo so bene. Guarda che puoi leggere qualcosa. Sì, ma ovviamente è anche questo con anche innovare, ecco, con la situazione ai cosiddetti millennials, esatto. Mandare un WhatsApp in modo che uno va leggendo. Rimanendo in tema associazione, Gigino Braccile, ecco. Se Umberto ce lo può e ce lo vorrà dire, quali saranno gli ulteriori appuntamenti, gli ulteriori temi? Allora, penso che ci saranno anche questo. Siccome no, allora l'associazione di Gigino Braccini intanto adesso smette di fare queste cose con 250 persone perché non abbiamo un posto dove farlo, perché giustamente adesso Daniele Cimorosi si riempiono. Però vorremmo farlo itinerare negli stabilimenti, facendo piccole cose. Noi soprattutto quello ci teniamo a pubblicizzare libri di scrittori giovani, pittori. Noi ci teniamo pure a fare una mostra, in qualche modo la studieremo, di tutti i fotografi di Roseto. Ognuno mette tre e ce ne sono tanti, poi vedere se si può fare fisicamente, perché anche la foto, svilupparla, metterci il quadro costa un sacco di soldi. Ma oggi usiamo di buono quello che i social ci danno, cioè l'elettronica, il file da vedere in tutte le occasioni. E dopodiché a settembre ricominceremo, ma adesso si fa un po' la volta, anche perché questo è tutto volontariato e non è facile organizzare una cosa del genere. Eh no, con 250 persone soprattutto, poi ovviamente questa situazione relativa agli stabilimenti, anche centellinare, poi a mettere 250 persone nelle non faremo diversamente, però c'è da dire una cosa: la tipografia rosetana, per dirti, ci stampa dei manifesti, perché io ci tengo a dire che ci vuole la carta. Anche chi non va su Facebook deve sapere di questi eventi, e la tipografia rosetana non ci fa pagare. Già a dei lidi ci hanno dato la disponibilità, adesso dobbiamo solo studiare come e fare. E poi c'è un sogno, quello di raccontare il Roseto attraverso qualcosa, e poi vediamo come, magari un libro, un qualcosa di questo genere. E non sarebbe una cattiva idea, o libro o documentario. Ora si usano le serie documentarie, quindi, sì. E quindi le piattaforme ci hanno fatto una fortuna. Ecco, speriamo che Netflix ci finanzi. Con tante serie documentarie che vanno di moda soprattutto. Vanno di moda soprattutto ora. Ci avviciniamo alla conclusione. Umberto, gli ultimi minuti li vorrei spendere, tra virgolette, per parlare un po' della situazione sportiva a Roseto. Ha ricordato bene, qua ovviamente vige da una vita la vita e la pallacanestro, sì. Qui sia maschile ovviamente che femminile, purtroppo ovviamente per la femminile è andata come è andata, c'è stato questo problema. Sì, vabbè, hanno fatto la squadra un po' troppo tardi perché sono stati ripescati,
qualche speriamo ovviamente l'anno prossimo con la dirigenza che abbiamo fatto tutta la Rosetania. Come no? Ha ricordato bene prima ti presenta che in C Gold c'è un'altra squadra che ci fa sognare. E sabato si giocano appunto il passaggio nella Serie B interregionale, come si chiama ora, in caso la squadra di Francani dovesse vincere. Tu pensa come sarebbe contento mio padre, che il presidente è un Bracini, cioè, perché è il figlio di mio cugino Peppino. Eh sì, quindi, il presidente è Francesco Bracini. Mentre per quanto riguarda la Serie B maschile, ci avviciniamo verso il momento cruciale. Purtroppo ci sono stati questi due infortuni di Nicolic e Fiusco, però ecco, ci avviciniamo alla fase cruciale della stagione, ma vietato sbagliare. No, là è vietato sbagliare, là mi piacerebbe un finale rosetano. Nel senso, io ti devo dire la verità, io sono andato via dalla Rai, lo sai, a maggio per scelta mia, non ho pensione, non ho niente per ora, e quindi io ho fatto il basket per tutta la vita. Dopodiché un pochettino per questioni, come dire, di vedere un basket che comincia a non piacermi più, anche perché non ci stanno i quadretti, non ci stanno i soldi, no? Quella cioè, che è. Un tempo tu chiamavi Abdul Rauf, gli davi dei soldi, veniva qua e ti faceva vedere. E allora, quello che manca per me quest'anno in questa squadra è la rosetanità. Cioè, quest'anno mi sembra dall'esterno così una squadra impermeabile, una squadra normale. Cioè, non è un'accusa perché sono tutte così. Però Roseta ha avuto sempre quel... E allora, questo è il momento, ragazzi, di cacciare fuori. Magari trovare gli attributi, i cosiddetti attributi. Un insegnante che vi insegna a parlare rosetano e giocare rosetano, cioè col cuore, perché è vero che Quaglia, bravissimo coach giovanile, dice abbiamo bisogno del supporto del pubblico. Del tifo, quello più caldo. Sì, ma quello c'è sempre stato e ce lo devi faccendere tu, perché purtroppo Roseto non è come Borgo Maniero o come... Roseto è come Livorno, dove adesso c'è stato il derby, oltre 8.000 persone. Oltre 8.000 persone, io ho un amico tifoso di una parte e mi ha fatto pure la telecronaca, è una cosa meravigliosa. Ma quello succede, bisogna accenderlo. E adesso, diciamo, la professionalità deve pensare a accendere. Deve uscire. Bisogna fare un time out in dialetto rosetano. Lo potrebbe fare il buon Emilio Testoni. Esatto. Parlando di grandi di Roseto, ecco. Siamo arrivati alla conclusione, al capolinea. Io ovviamente ringrazio Umberto Bracini. Io ringrazio te, in bocca al lupo, mi piace come date il taglio a questa TV, una TV che tra l'altro è viva, quindi. Niente, come si dice, mo devi abbottare l'occhio di lui. Assolutamente, ovviamente rincontreremo Umberto per i prossimi appuntamenti dell'associazione. Anche perché dobbiamo parlare un po' del terremoto, ma non abbiamo avuto tempo. Ci saranno altre occasioni sicuramente. Esatto. Ci saranno altre occasioni. Grazie ad Umberto Bracini, grazie a Fabio Fedeli dietro le telecamere, grazie alla regia con Gianluca Lezzoni da Teramo. Collezione si conclude qui, tornerà ovviamente domani alle ore 9, sempre in diretta su Super J. Una buona giornata con la programmazione di Super J.